Marco Balzano, Resto qui. Oggi presentiamo questo libro, un autore italiano, la sua prima opera, una opera che ruota attorno ad una figura femminile particolarmente forte. Sì, allora, questo libro che è stato anche finalista tra i primi cinque del premio Strega e ultimamente è stato anche vincitore invece del premio Bagutta Merighi, parla di questa figura femminile che è Trina, una donna molto forte che vive in questo paesino di montagna al confine, quindi una donna con un carattere che rispecchia quasi l'ambiente in cui vive. È una donna che sfugge a due grosse problematiche. È un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi inizialmente lei sfugge all'oppressione del regime fascista che vuole evitare di far, esercitare la sua professione di maestra e si rifugia sulle montagne insieme al marito che è un disertore. E poi c'è una grossa calamità naturale che colpisce questo paesino dove vivono e che porta la diga vicino al paesino, praticamente ad inondare questo paesino qui, ma lei, nonostante tutto, insomma, si batte con tutte le sue forze per continuare a rimanere a vivere nel suo paese. Da qui appunto il titolo di Resto qui. Cosa colpisce particolarmente in questo libro? In questo libro in particolar modo sicuramente emerge la figura molto forte di questa donna che va avanti nonostante tutto, attraverso anche l'uso delle parole, che è il suo mezzo fondamentale e principale per comunicare a tutti quello che vive. Quindi il ruolo importante delle parole, della comunicazione e dell'insegnamento. Assolutamente, assolutamente sì. Poi Balzano in questo è molto bravo a dare, vita e respiro ai suoi personaggi attraverso proprio anche questa dialettica che utilizza, molto frequente, insomma, in questo libro. Resto qui di Marco Balzano, a chi lo consigliamo? È un libro che sicuramente può essere consigliato a persone molto caparbie, a persone che possono ritrovarsi con la figura di Trina, ma anche verso tutte quelle persone invece che hanno paura magari di esprimersi per quelle che sono e trovare la forza attraverso questo personaggio molto forte di questo libro, avere la forza di essere più se stessi.